Saber, ciao, mi senti? Sì. Oh, perfetto. Allora, prima di tutto, complimenti. Sei un giocatore che lì in mezzo al campo dai un contributo importante alla squadra. Insomma, oggi ti sei dato da fare come non mai. Correvi dappertutto, coprivi tutte le parti del campo. È questo quello che ti chiede il mister? No, sono un po' le mie caratteristiche, diciamo. Sono venuto qua con grande umiltà, cerco di dare una mano alla squadra, di farmi trovare sempre pronto. È tutto qua. Legna. Senti, una squadra che crea molte occasioni da gol, adesso manca solo la ciliegina di buttarla dentro, insomma, fate davvero un gran volume di gioco, vi aiutate uno con l'altro, però create grandi occasioni, però manca ancora quella ciliegina lì, che è poi una ciliegina importante, però una squadra che è nettamente in crescita e si vede. Sì, sicuramente dobbiamo concretizzare tutte le azioni che creiamo, però siamo all'inizio, ci stiamo conoscendo, tanti sono arrivati da poco e pian piano penso che riusciremo ad andare oltre. L'importante è giocare bene, fare delle prestazioni importanti, subire poco, che un gol si può sempre fare. Senti, tu l'anno scorso giocavi a Carpi e quindi conosci bene la categoria. Nel rapportare il Carpi, che l'anno scorso era una buona squadra, a questo Padova, il Padova come lo puoi catalogare? Cioè una squadra che sarà sicuramente protagonista come qualità, come gruppo, come organico, come giocatori? Sì, io ero a Carpi, abbiamo fatto molto bene l'anno scorso, però comunque sono arrivato in una società molto importante, cioè, quando sono arrivato io ho visto un po' i compagni che c'erano, sono tutti bravi, siamo 25 giocatori, non so quanti siamo, che possono giocare tutti dall'inizio e possono fare la differenza in questa categoria. Spero che sia la nostra forza e chi gioca gioca si farà trovare pronto. Senti, quanti gol? Se non sei uno che fa tanti gol, te ti manca un po' il gol. Spero di farne qualcuno, però a me non mi interessa tanto, mi interessa vincere le partite, è la cosa più importante. Poi non tengo a dire sempre le stesse cose che chi segna segna è uguale, però è così, è importante portare i 3 punti a casa. Ecco, questo campionato per te cosa vorrà dire? Cioè, oltre che ovviamente lottare per vincere, ma per te personalmente cosa vorrà dire? È un punto di partenza o un punto di arrivo a Padova? No, un punto di arrivo non c'è mai. Poi in questa categoria come faccio a dire che è un punto d'arrivo? Noi siamo venuti qua con l'intenzione di fare bene, di migliorarmi, di provare a vincere. Spero che continuiamo così e vedremo alla fine. Fate arrabbiare spesso Mandorlini, il mister? No, il mister è così, è il suo carattere, ci chiede tante cose e noi proviamo a farle in campo. Niente di particolare. Bocca al lupo! Grazie mille. Eccoci, Stefano, ci sei? Sì. Vai. Siamo in direzione autostrada, ma ci siamo. Beh, innanzitutto piacere anche da parte nostra e complimenti. Visto che non c'è stata una tua presentazione, ti volevo un po' chiedere come era nata anche la trattativa col Padova. Più che altro è stata molto lunga perché il tuo nome si faceva già da parecchi mesi, però sei stato in ballo spesso fra Carpi e Padova e come mai c'è stata insomma una trattativa così lunga? Sentivo il direttore spesso, perché comunque a Carpi hanno cambiato la proprietà e non era facile trovare un accordo con la società nuova. Come vedete, ancora un po' la situazione lì non è dei massimi per i miei ex compagni. Però io ho sempre voluto venire qui, ho fatto di tutto per venire qui e grazie anche alla società. Sono riuscito a venire a Padova. Spero di ripagare questa fiducia alla proprietà, al direttore e basta. Speriamo di andare bene.
Ti volevano anche dalla Serie B? Non so, avevo parlato con mia gente così, ma avevo qualche chiamata, ma mi ero focalizzato di andare a Padova. Ero proprio fisso con la testa di venire qui. Ma cosa ti ha detto Sogliano per convincerti? Perché detto, mi ha chiamato molto. Come ti ha corteggiato? Mi ha detto di star tranquillo. Io gli ho solo detto che volevo venire, volevo giocare con questa maglia. E lui mi ha detto di star tranquillo, che provavano a prendermi. E poi con un po' di pazienza siamo riusciti a sbloccare questa situazione. E sono molto contento di essere qui. Sì, pronto. Pollo? No, no, a posto. Siete a posto? Ma allora, no, posso intervenire io? Ci mancherebbe. No, ti volevo chiedere invece la curiosità sul... Tu hai il nome di battesimo sulla maglia, giusto? Sì, sì, il mio nome, sì. Perché è difficile pronunciare il cognome? Lo sbagliarono l'anno della Serie B, che messero il mio nome. E io, per me, cioè, non è indifferente. Poi se metto anche il cognome, comunque non mi riconoscerebbero neanche. Però comunque a me non mi interessa, non è una cosa che... Per me è una cosa tranquilla. Però fa un po' brasiliano, insomma, farsi chiamare per nome, no? Sì, va bene. Tanto qua di brasiliani ce n'è tanti. Quindi uno in più, uno in meno. Di uno in meno non cambia niente. Sì, invece la tua storia com'è? Tu sei nato in Sicilia, giusto? Sì, sì, sono nato a Mazara del Vallo. Sei cresciuto là in Sicilia? Sono cresciuto lì, c'ho una compagna di lì, c'ho un figlio, vivo lì. Ho sempre vissuto lì e basta. E i tuoi genitori invece sono di origine tunisina? Sì, no, sì, sono tunisino. E adesso compagno e figlio si sono trasferiti con te a Padova, immagino. Ovviamente. Va bene. Senti, l'ultima cosa invece, adesso sei il Carpi, mi ricordo, ti aveva anche dato in prestito all'Imolese, se non sbaglio, un paio di stagioni fa, giusto? Sì, sì. Tu quanto sei stato al Carpi? Come tesseramento c'è con il Carpi? No, io ho fatto l'anno della Serie B e poi sono andato in prestito all'Imolese e poi sono tornato l'anno scorso. Quindi avevi, insomma, adesso il Padova ti ha fatto un biennale o un triennale? Un triennale. Ah, quindi insomma un investimento a lungo termine. Cioè, il progetto è quello di riuscire, insomma, ad andare in Serie B con il Padova. Non cambia, io penso a quest'anno e poi... Non ci penso a queste cose. Sicuramente è una cosa importante, comunque, che mi hanno fatto 3 anni di contratto, però sai, ogni anno può cambiare tanto, può cambiare tutto. Intanto pensiamo a quest'anno. Grazie. Niente, salve. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.